Un punto preziosissimo che l'Empoli porta via dal Duca di Ascoli in questo caldo pomeriggio, un punto che chiaramente dovrà adesso essere ottimizzato al meglio nel recupero di martedì prossimo. L'Ascoli ha fatto forse qualcosa in più in termini di intensità, ma l'Empoli ha ancora due palle con Big Mac che reclamano veramente il gol. Andiamo per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, partiamo dalla fine, partiamo dal risultato, un punto secondo me preziosissimo, poi parleremo anche della prestazione. Sì, un punto prezioso, volevamo tornare a casa con un risultato positivo, ci siamo riusciti perché comunque teniamo anche l'Ascoli in lotta per la salvezza, vincendo invece l'Ascoli probabilmente sarebbe stato salvo, quindi per noi è importante questo, anche se alla fine c'è rammarico per le occasioni che sbagliamo, anche oggi insomma, la squadra sta crescendo, va a giocare anche fuori casa con Piglio. Al di là del gol abbiamo avuto due o tre occasioni per raddoppiare, non ci siamo riusciti e poi da un'ingenuità nostra clamorosa abbiamo preso l'1-1. Dispiace perché chiaramente se si va sul 2-0 la partita era chiusa, ma accettiamo comunque il verdetto del campo e sono soddisfatto comunque della prestazione della squadra. Ecco, mi hai anticipato, dicevo, comunque anche la prestazione indubbiamente ti deve lasciare soddisfatto. Sì, ma ultimamente stiamo sbagliando poco, è normale che ci sono anche gli avversari, l'Ascoli sapevamo la velocità degli attaccanti e la qualità anche dei centrocampisti. È normale che non si può pensare di venire a giocare una partita anche così importante senza soffrire. Noi l'abbiamo fatto, soprattutto all'inizio, poi siamo riproposti bene. Il vantaggio è stata una bellissima azione e poi ribadisco, insomma, alla fine si parla sempre di episodi, ma sono determinanti nel calcio perché come già c'era o come in altre situazioni abbiamo subito delle beffe e così alla fine del primo tempo abbiamo subito questo gol che rischiava di tagliarci le gambe, invece nel secondo tempo ci siamo ripresi anche a livello psicologico, l'abbiamo fatto bene e la palla per vincere l'abbiamo avuta noi. Senti, parlando del gol dell'Ascoli, forse c'era fallo su Franco Signorelli, però pessima la gestione di palla del venezuelano. Sì, questi sono ragazzi che devono imparare, ma gliel'ho già detto a Franco come ad altri, che non si può giocare come in primavera, il risultato qui conta. In primavera si pensa insomma a far crescere i giovani, però quando arrivano in prima squadra bisogna che questi ragazzi si rendano conto anche delle responsabilità che hanno. Crescerà, la prossima volta probabilmente butterà via quella palla, noi paghiamo questo suo errore anche se c'era un fallo abbastanza evidente secondo me, però sicuramente insomma Franco questo errore l'ha fatto e deve però stare sereno perché ribadisco si impara dagli errori, quindi non gettiamo la croce addosso a nessuno perché poi comunque la squadra ha voluto portare a casa questo punto e Franco comunque ci ha messo anche del suo. Cioè, ho visto l'Empoli nel primo tempo in fase di impostazione bene, veloce, coordinato, nel secondo tempo un po' troppo macchinosi, la stanchezza una cosa forse anche voluta magari per rallentare un po' il gioco? Sì, nel primo tempo ci siamo sia noi che l'Ascoli affrontati a viso aperto, insomma nel secondo tempo complice il caldo, la stanchezza di diverse partite ravvicinate e anche un po' la paura di perdere a parte di entrambe le squadre, si è cercato di vincere però senza rischiare più di tanto, quindi forse anche sotto questo aspetto qua ci siamo proposti con meno velocità, però sotto questo aspetto qui come ho detto non abbiamo neanche rischiato niente, quindi è anche una crescita che ci permette di portare a casa un risultato importante in uno scontro diretto difficile, rimaniamo anche in vantaggio tra l'altro con lo scontro diretto e questo è molto importante, non si sa mai. Bravi Regini e Coppola che però saranno penso usciti con il mal di testa, Papavago li ha fatti impazzire. Papavago è un giocatore importante, insomma sto ragazzo non dimentichiamo che era in Serie A, una squadra importante come la Fiorentina, si sta ritagliando uno spazio importante in questo campionato e se continua così sicuramente merita la categoria superiore, però abbiamo sofferto soprattutto all'inizio, poi dopo hanno trovato le misure, sia Regini che Coppola hanno fatto abbastanza bene. Un altro giocatore che sta meritando veramente di essere al suo posto è Renato Dossena, anche oggi decisivo in un paio di occasioni. Sì, ma è normale che Dossena, dopo tanta sofferenza in panchina, come dicevo prima, anche lui si sta ritagliando questo spazio, si è fatto trovare pronto nel momento giusto. Non deve assolutamente mollare niente, rimanere concentrato perché si rischia a essere deconcentrati, magari qualche scivolone come è successo col Gubbio che ci è andato bene, però sicuramente oggi ha fatto una buona partita, sta crescendo anche sotto l'aspetto della personalità, sta parlando di più e niente. Però insomma, siamo a 3 partite dalla fine, 4 per noi, in questo momento più dei singoli bisogna parlare della squadra. Però parlando dei singoli, concedimi una domanda, ti aspettavi qualcosa in più da chi è entrato a partita in corso? Oggi non era facile, sono soddisfatto anche
di chi è entrato, sicuramente ha avuto un impatto meno evidente magari rispetto in altre situazioni, però si sono dati da fare tutti e a volte anche 10 minuti sono importanti per far alleggerire la pressione degli avversari. Oggi chi è entrato l'ha fatto e va bene così. Senti mister, Martedic è un jolly importante che non dobbiamo sbagliare, potrebbe, non dico chiudere il nostro campionato, però darci una grande sicurezza. Oggi il Vicenza ha segnato al 50esimo dimostrando che appunto ci si salva in questa maniera. È una gara, mister, da non sbagliare quella di martedì. No, però voglio precisare che Vicenza ha segnato al 50esimo, sembra che anche noi stiamo facendo bene ultimamente, certo. Perché comunque la squadra si è calata nella mentalità di lottare su ogni pallone, di avere quell'intensità che serve per portare a casa dei risultati. A volte ci riusciamo, altre volte no, però comunque le prestazioni, come dicevamo prima, le abbiamo sempre fatte. Martedì è una partita importante, è inutile negarlo, lo sappiamo tutti, noi per primi, perché vincendo ci rimetteremo, mi sembra, a 5 punti dalle quart'ultime, avvicineremo, come dicevo prima, anche l'Ascoli, superando Livorno. Insomma, è una partita non decisiva, ma molto molto importante, però ci dobbiamo arrivare intanto recuperando le energie e con la testa giusta. In compagnia del portierone azzurro Renato Dossena. Renato, un punto, diciamo, con mister Aglietti importantissimo. Un punto molto importante, perché su un campo difficile contro una diretta concorrente per la salvezza, e dà continuità ai risultati che avevamo ottenuto nelle due passate giornate e ci mette nelle condizioni migliori di affrontare la trasferta a Bergamo e il recupero con l'Albino Lef. Contro un Ascoli che oggi ha fatto vedere, insomma, di aver ben poco a che fare con la lotta a salvezza, con quei 7 punti in più sarebbe già salvo da tempo. Sì, se riuscivamo a portare via bottino pieno saremmo riusciti a ritirare dentro anche loro, non ce l'abbiamo fatta per demerito nostro e per merito loro. È un punto in trasferta che serve, che aiuta e lo prendiamo per buono. Un'altra bella tenuta da parte della difesa. Oggi il gol purtroppo è arrivato, però insomma dietro si è fatto vedere delle belle cose. Sì, stiamo gestendo al meglio le situazioni difficili e la posizione di classifica, come sempre detto, non aiuta. Giocare da quintultimi, sestultimi in classifica rende tutto più difficile. Fossimo a metà classifica già salvi sarebbe tutto un altro discorso. Quindi è difficile, lo sappiamo, entriamo in campo consapevoli di questo e concentrati per poter cercare di limitare al massimo i nostri errori. Portiamo via un punto da Ascoli e dobbiamo dire grazie anche a Renato Dossena, perché anche oggi Renato 2-3 parate importantissime. Sì, nel secondo tempo è capitato di un paio di interventi in cui sono riuscito a evitare magari il gol, anche grazie all'aiuto della difesa, perché sul tiro di Papavaigo, se Lorenzo non interviene subito la mia parata a liberare, a quel punto Soncin penso avrebbe segnato. Sono contento, è il mio mestiere, devo fare quello e cerchiamo di farlo al meglio. Peccato per il gol preso, ancora un tiro da fuori, come col Gubbio. Sì, peccato perché è arrivato veramente a tempo scaduto nel primo tempo. Tra l'altro fallo su Signorelli. Sì, però sono quelle situazioni in cui bisogna cercare di limitare il più possibile le decisioni dell'arbitro, cioè rischiando meno e mettendo in condizione la nostra difesa di non correre certi rischi. L'hai detto all'inizio, martedì Renato un jolly da non sbagliare. Martedì è una partita da vincere, ma con la testa. Io non so se sono già retrocessi l'Albino Lef matematicamente oppure dovrebbero. Non vuol dire, non hanno niente da perdere, a maggior ragione. Eppure c'è un precedente storico con l'Ancona. Esatto, soprattutto magari giocheranno quei giocatori che hanno fatto meno presenze e quindi avranno voglia di mettersi in mostra. Bisogna subito incanalare la partita nel migliore dei modi per noi, quindi subito mettendo al sicuro il risultato, ma con la testa, perché giocarcela fino all'ultimo non sarebbe utile a noi, non sarebbe propedeutico, perché rischi poi di perdere la testa se non riesci a obiettare, a centrare i 3 punti. Ecco. Però la testa mi sembra che in questo momento ci sia, e come? Ce l'abbiamo e lo dimostrano i risultati che stiamo ottenendo. La tenuta? Ce l'abbiamo, dobbiamo ottenere questa continuità, questa sicurezza e fiducia in noi stessi, consapevoli che abbiamo la fortuna che dipende da noi, e rispetto a prima dipende da noi. Se noi portiamo a casa il nostro compito siamo salvi, quindi concentrati su quello. Daniele Ficagna, oggi insieme a Lorenzo Stovini, il muro azzurro era importante. The walls al plurale. No, the walls, dai, the wall. Era importante, insomma, non perdere oggi, punto preziosissimo. È un punto preziosissimo, ci aveva messo la firma prima della partita.
Peccato, peccato, perché magari poi devi portare a casa qualcosina di più, visto come si era messa la partita. Hanno creato tanto loro, abbiamo creato tantissimo noi. Le occasioni quelle d'oro le ha avute l'Empoli, Le occasioni d'oro le abbiamo avute noi, e peccato, io dico peccato, sono contento del punto, però c'è un piccolo rammarico, ce l'ho anche per un gol magari subito così nel finale, il primo tempo, evitabile, perché magari sì c'era il fallo, però... Una tirata d'orecchie a Signorelli, la dobbiamo dare. No, lui... Gestita male quella palla. Sì, lui doveva magari calciarla, comunque è tornato indietro. Vabbè, tanto non serve, perché tanto ormai l'errore l'ha fatto. Da solo capirà sicuramente che non deve più farlo, la prossima volta sarà più attento. La prossima volta sicuramente la butta in fallo laterale. Non era facile contro questo attacco, un attacco fortissimo quello dell'Ascoli. Un attacco fortissimo, poi un attacco che sta bene, un attacco che attacca gli spazi, che corre tanto, ti fa correre tanto. Poi oggi con questo caldo era ancora più difficile. Che non è un alibi, perché comunque come c'è per noi c'è per loro, però quando trovi giocatori così di gamba che ti attaccano la profondità, anche il caldo è una componente importante, fondamentale. È un Empoli, Daniele, che attesta, così come a Verona anche oggi, e parlo in particolare per il tuo reparto, ha giocato con ordine senza sbavare mai. Per il reparto difensivo l'ordine, la concentrazione è tutto. Il difensore quando è concentrato, quando è attento su ogni palla, su ogni minimo particolare, ha già fatto la sua grande parte. Poi magari pigli un gol come preso oggi, con una palla dietro così, è stato bravo comunque sia a chiuderla bene. Comunque sì, abbiamo fatto bene dietro, con attenzione, sono contento perché ci sono dei miglioramenti, comunque sia stiamo bene, e abbiamo delle partite importanti, adesso soprattutto martedì è una partita fondamentale, una partita importante da non prendere sotto gamba, da prendere con come se fosse una finale. Io l'ho definito un jolly da calare da una finale. Per il poker vincente. Una finale, più una finale di Coppa Campioni. E non deve ingannare il fatto che dal F è già praticamente lì sotto. Esatto, non deve abbassare il livello di concentrazione, perché sarebbe l'errore più grosso. Perché quando ti abbassi il livello di concentrazione, magari loro hanno una mente libera, ormai si sentono, sono già retrocessi, quindi, e te magari vai là, le pigli sotto gamba, e quando la pigli in quel posto. Senti, tornando un attimo ad Empoli Ascoli, sono curioso di sapere che vi ha detto Aglietti nell'intervallo. No, ha detto giustamente, ha detto basta, per non pensare al gol che si è preso, si riparte, senza cancelliamo sta cosa. Ma è giusto che sia, che se ti sta a fissare sull'errore, arriva in campo e ti rifissi su quell'errore lì, dopo invece ha detto così giustamente, dice non vuole avere teste basse, perché bisogna, comunque sia, se si era fatto una buona partita, e quindi di andare in campo e continuare così. C'è un pizzico di consapevolezza magari in più, al di là del match di martedì, di raggiungere, di agguantarla questa salvezza che qualche mese fa sembrava quasi lontana? Io sinceramente ho sempre avuto la convinzione che ce la potessimo fare. Il cammino è ancora lungo, perché ci sono ancora quattro partite, vero? Noi quattro finali, e quindi bisogna affrontare tutte con la massima concentrazione e essere meticolosi in tutto, anche in allenamento. C'è un qualcosa, ti voglio fare questa domanda, che rimproveri alla tua, io niente onestamente, ma che rimproveri alla tua prestazione odierna? Che qualcosa avresti voluto far meglio? Sinceramente oggi no. Sinceramente oggi io sono abbastanza autocritico, però sinceramente oggi no. Più a Verona. Verona mi. A Verona un errorino c'è stato nel primo tempo. Sì, c'è stato, infatti, cioè, sto dicendo quello che ci sta. Cioè, per l'amor di Dio. Sbagliare è umano. Perseverare è diabolico, quindi. Contento. Se sbaglia e non prende gol comunque va sempre bene. Sì, però se sbagli metti in difficoltà la squadra, fai prendere coraggio alla squadra avversaria, sono tutte componenti che andrebbero evitate, però si gioca a calcio, chi va in campo c'è il rischio anche di sbagliare, quindi il rimprovero più a Verona mi rimprovero. Oggi sinceramente sento di aver fatto una buona gara, come tutta la squadra, come tutto il reparto difensivo. Io sottoscrivo. Senti, in questo momento è chiaro che la testa è alla salvezza. Daniele Ficagna sta già iniziando a pensare anche al suo futuro? Ma guarda, no. Comandano a milioni di dollari? No, anche perché sono già passato una volta a pensarci troppo e sono rimasto fregato. No, io ora spero di salvarmi, cioè, la mia concentrazione, la mia testa è tutta lì.
per salvare l'Empoli, e poi dopo se ne parlerà